Botta e risposta su Donald Trump tra Theresa May e Jeremy Corbyn alla Camera dei Comuni, dove la premier conservatrice britannica ha riferito sulla recente visita al neoeletto presidente degli Stati Uniti e replicato alle accuse lanciate dal capo dell'opposizione laburista proprio contro il nuovo inquilino della Casa Bianca. Mr. Speaker, President Trump. Il presidente Trump ha strappato accordi internazionali sui rifugiati, ha minacciato di abbandonare gli accordi internazionali sui cambiamenti climatici, ha giustificato l'uso della tortura, ha istigato all'odio contro i musulmani, ha direttamente attaccato i diritti delle donne. Cos'altro deve aspettare la May per ascoltare la petizione firmata da 1.800.000 britannici e ritirare l'invito per una visita di Stato a Londra recapitata troppo in fretta alla Casa Bianca nei giorni scorsi? Sarebbe stato in grado di proteggere i cittadini britannici dall'impatto dell'ordine esecutivo? No. Sarebbe stato in grado di porre le basi di un accordo commerciale? No. Avrebbe ottenuto un impegno al 100% con la NATO? No. Le accuse dell'opposizione sono come degli insulti all'alleato più importante del Regno Unito. I laburisti offrono meno tutele, meno sicurezza. Loro guidano una protesta. Io il paese. Intanto, fonti di Buckingham Palace parlano di non lievi ostacoli di protocollo e di sostanza sulla visita di Trump a Londra e che la regina Elisabetta sarebbe stata messa dalla May in una situazione definita molto difficile.